a seguito del video che abbiamo testé concluso, in questa meravigliosa sede dai caratteristici contorni medievali, adesso a Orazio Ferriani è il diritto dovere di illustrare la denuncia che abbiamo testé presentato ai carabinieri. Eccolo qua. Da-da! Oggi è 21 gennaio, ecco qua il 21 gennaio. Quindi abbiamo semplicemente, in questa denuncia contro Giuseppe Conte, abbiamo voluto ricostruire, diciamo, andare a verificare e a analizzare il comportamento tenuto da questo governo condotto da Giuseppe Conte solo in relazione a due operazioni che sono state fatte in questi ultimi due mesi alle spalle degli italioti, in culo agli italioti, che alle spalle, contro, alle spalle, mettiamolo chiaro, definiamolo, parliamo sempre chiaro noi. Quindi questi signori qua hanno fatto non il gioco delle tre carte ma il gioco dei quattro cantoni. Perché, come diceva giustamente Giorgio poco fa, hanno operato facendo non un inganno, ma un duplice raggiro ed inganno, in cui gli operatori apparentemente erano Giuseppe Conte e il suo Consiglio dei Ministri, mentre in realtà uno, andando a rispolverare le vecchie conoscenze giuridiche della romanità, del diritto romano, deve sempre domandarsi come prima cosa, quando fa un'indagine, cui protest, a chi cazzo serve, perché hanno fatto quell'operazione. Uno non fa un'operazione se non c'ha poi un ritorno, un vantaggio, formula di gratificazione, che sia denaro, che siano riconoscimenti o altro. Quindi quando uno fa una cosa, la fa anche contro la legge, perché quello che lui rischia è inferiore al vantaggio, pensa che sia inferiore al vantaggio che ne va a trarre, giusto? Beh, queste persone qui hanno da poco da rischiare, perché al massimo Giuseppe Conte lo possono chiudere in un monastero. D'altronde è stato Zingaretti che di recente, non sapendo più dove andare, è andato a raccogliere i propri democristiani dentro un convento. Se io c'ero, avevo un minimo di potere, chiudevo a chiave e liberavo da questa massa di delinquenti. Allora, che è successo? È successo che negli ultimi tre mesi, questi signori si sono inventati una legiferazione sostanzialmente abusiva. No, una legge creativa, molto creativa. Creativa, sì, diciamo, ecco, così. Stile Villa Nazareth, sì, ricordiamoci bene. A Nazareth è nato il crea. A Nazareth, che è nato il creatore del mondo. Prendendo, capito? Bene per i fondelli gli italiani, perché quello che ricordo è che questa legge assolutamente ignobile mira, secondo quanto denuncia, mira al fatto di voler trovare gli evasori e quindi vuole, con la scusa, ingannare in maniera ingannevole gli italiani. E quindi può andare a trovare gli evasori quando noi 10 anni fa, in questa stessa piazzetta, presentammo la denuncia che avevamo fatto giusto qualche minuto prima ai carabinieri qua del posto, in cui descrivevamo esattamente che le grandi evasioni avvengono tramite le banche. Il coinvolgimento diretto o indiretto, ma sempre quasi sempre diretto, delle banche commerciali, e accusavamo 10 anni fa le banche di avere evaso il fisco negli ultimi 5 anni per complessivi fra banche, il Vaticano, l'autostrada di Benetton e altri, e il bingo, eccetera, circa 6.800 miliardi di euro. Esatto. Quindi quando tu mi dici, tu testa di cazzo di governatore o di presidente del consiglio, mi viene a dire che fai queste operazioni insulse e incostituzionali,
per osteggiare o in qualche modo opporre resistenza alla malavita che gestisce il riciclaggio del denaro sporco, sei un testa di cazzo. Tornando per esempio e passando da un elemento all'altro, cioè passando da Conte a chi in questo momento sta all'opposizione ed uno che è sotto i riflettori che si chiama Salvini, ricordiamolo che Salvini uguale con la Lega faceva la campagna uguale elettorale parlando per esempio di quelli delle macchinette, delle slot machine che non pagavano le tasse e dell'inevaso di 100 miliardi l'anno. 100... No, dovevano dare a Via Arretrati 98 miliardi. 98 miliardi. Poi, questo non so se lo sai, i cari governi, fra cui anche quello di Salvini, certo, hanno fatto 4 leggi ad persona a salvaguardia per abbattere questi 98 miliardi che sono diventati la prima volta 4 miliardi, poi sono diventati 800 milioni e poi sono diventati 800 milioni e poi sono diventati 94 milioni. E non l'hanno manco mai pagati. Allora, quindi, cari, far capire che andate a tutti, fare in culo. Tutti coinvolti in questo meccanismo. Allora. No, parliamo di una storia che andava avanti da 10 anni e se diciamo l'ultimo atto è stato di un anno fa. Quindi gli ultimi governi degli ultimi 9 anni. A conclusione di questo discorso. No, perché, che conclusione, io devo ancora cominciare. Sì, a conclusione di questo discorso che si è iniziato adesso e che è molto importante, voglio farvi vedere un articolo recente, che è questo. Aspetta. Questo qua. Questo qui. Perfetto. Che fine hanno fatto i soldi delle tangenti? Spero che abbiate letto tutti. Allora, hanno fatto tutto un gran cancan. Questo baccano. I vari Greco, Borrelli, Colombo, Boccassini e soci. Ti raccomando. Che hanno colpito. No, ricordiamo che chi sono quelli del Pullman Pulite. Del Pullman Pulite. Sì, vabbè. No, fa. Diciamo, no, hanno contrabbandato il Pullman Pulite quando avrebbero dovuto dire il pool degli atlantisti. Perché questi signori qua sono tutti coinvolti nei servizi segreti della CIA e del MI6, ricordiamocelo sempre, che venissero a romperci il cazzo qua, gli facciamo infatti, un culo tanto. Infatti, in ogni caso io lo voglio far vedere, perché è bene che i nostri amici sappiano una cosa. Loro hanno attaccato la vecchia classe dirigente che aveva quella colpa di essersi messa in un certo punto in una posizione di contrasto nei confronti della NATO, come è stato, la finanza mondiale. È stato Craxi soprattutto e poi gliel'hanno fatta pagare. Ma loro cercavano le famose tangenti. Bene, le tangenti non sono mai state trovate. E qui dice sì, perché i soldi delle tangenti sono andati a finire tutti dove? Indovina la Grillo? Nelle banche. No, nello IOR. Ricordate? Beh, lo IOR non è una banca. Sì, ma la banca dei preti. Vabbè, ma poi attraverso lo IOR diffusa dappertutto. Vabbè, d'accordo, ma comunque in ogni caso è lo IOR. Il punto di arrivo è qui c'è scritto in maniera molto chiara. Quindi, che fine hanno fatto le tangenti, le famose tangenti, che il pool Mani Pulite, io direi... La verità, ricorda il giorno, la verità? Questa è la verità... Del giorno? Te lo dico subito... Del 17 gennaio. 17 gennaio 2020, la verità. Chiaro? Che fine hanno fatto i soldi delle tangenti? Mai trovati! Articolo mai firmato trovati! Da? Articolo firmato da Roberto Faben, che io non conosco. Vabbè, posso andare avanti? Vai. Allora, stavo facendo il discorso ma ho perso il filo. Avete fatto perdere il filo. Io t'avevo interrotto, scusami ancora, no, però era importante fare appunto, perché si parlava di Conte e dell'origine di Conte che aveva fatto questo scempio di legge a condanna quindi, di tutti gli italiani. Questa legiferazione creativa, diciamo così, no? Che se ne strafotte degli usi, dei mores, delle leggi precedenti, delle costituzioni, degli accordi internazionali. Perché, parlo di accordi internazionali, perché il 16 ottobre, in occasione del dibattito ancora in corso per il decreto fiscale, all'improvviso un certo... Questo qua un attimo solo che devo cercarlo. All'improvviso a Marienbad. Quasi, Yves Mersch,
che è uno dei funzionari dirigenti della Banca Centrale Europea, dice: guardate, manda una lettera ufficiale a tutti i componenti del governo, in particolare quelli che si occupano di finanza. Di tutti i governi? No, è stato governo questo, il governo italiano. Il governo italiano, non di tutti i governi. Manda una serie anche all'ambasciatore, al ministro degli esteri e quant'altri, anche al signor Conte, come si chiama il Conte? Giuseppe. No, Conte Giuseppe, il Conte quello Conte vero. Il Conte Marchese, Conte Marchese. No, il Conte quello che è andato via poco tempo fa, come cavolo si chiama? Il Conte, quello di una dinastia del Lodo, il Lodo dell'inizio 1900, dei democratici. Ma puoi parlare del Savoia? No, quale Savoia? No. Del Conte, per Dio, del Conte marchigiano, Gentiloni, Silveri Gentiloni. Oh cazzo, sei tu, il Conte Marchese, stamattina ottuso. Dire il Conte trattino Marchese. Poi a proposito dei Gentiloni dico un'altra cosa. Allora, il signor Gentiloni non è sparito. No, continua a rompere il coglione. No, l'hanno infilato nella banca, nelle banche. Certo. L'hanno infilato lì, in una posizione di controllo delle banche. Certo. Capito? L'ho scoperto, leggendo questo documento. C'è anche Letta. C'è anche Enrico Letta che posizione... Letta è sparito, è andato, Letta, è sparito il nipote italiano. Il nipote è andato ad insegnare alla Sorbona, dopodiché si è eclissato dopo aver fatto una certa serie di movimenti. Non entriamo nei dettagli. L'altro invece no, fa parte della massoneria, sempre fatto parte della massoneria, sappiamo bene, però in questo momento non ha incarichi dirigenziali. Invece il signor Silveri Gentiloni l'hanno messo lì dentro, in cui fa i cazzi di comodi suoi. Fra l'altro partecipando alla distruzione della certezza del diritto italiano, no? E del diritto romano. Allora, che cosa è successo? Che questi signori, alla faccia del diritto romano e degli usi e costumi, come si diceva una volta, no? Non c'è la legge, c'è l'uso del costume, come fecero anche i procuratori della Repubblica cercando di giustificare il comportamento della Banca d'Italia che e strozzava la gente con l'usura, e però dissero: ma se è sempre fatto così, che cazzo vuoi? È uso, è costume, non c'è la legge, e quindi è uso e costume così, no? È il famoso uso e costume da bagno penale. Allora, qui non la so a leggere tutta perché sennò vi annoio anche a morbo, a morte, però praticamente questa denuncia è scaturita dalla riflessione sulla duplice riflessione dell'emanazione di questi due documenti, cioè il decreto fiscale del 16 ottobre del 2019 e l'attuale legge 160, le cosiddette finanziarie del 31 dicembre del 2019, dove in entrambi i casi si fa il doppio gioco. Come ho detto in più occasioni, in tante occasioni, i nostri cari governanti che cosa fanno? Fanno non solo la doppia relazione, correlazione fra l'azione e laudetur priebus sempre. Allora, quindi ho perso il filo. No. Ah, la doppia correlazione. È stato Priapo che ti ha fatto perdere il filo. Attento, te l'ho detto pure in diretta. Non puoi Io per farti un dispetto non ci vado. Doppia correlazione che si può ricondurre al fatto che da una parte concede la carota apparentemente e dall'altra concede invece il bastone. Ma quello che è incredibile è che uno dice: vabbè, fa l'operazione di divide ut impera di imperiale memoria, no? È un'operazione che ha una sua logica. No, perché uno dovrebbe vedere i cittadini di serie A che lavorano e producono e hanno il conto in banca e quindi possono fare bonifici, possono fare il POS,
possono fare i pagamenti con carte di credito, tutti i cazzi che si sono inventati negli ultimi 30-40 anni, e gli altri, e quindi sono cittadini di serie A, e gli altri, come noi, che hanno invece solo il denaro contante o prioritariamente il denaro contante, attraverso cui pagano tutto, fra cui anche le assistenze sociali, anche le spese mediche e quant'altro. Quindi ecco il perché, diciamo, uno dovrebbe fare questo dualismo, no? Da una parte cittadino di serie A che ha tutte le agevolazioni, per cui poi ha le agevolazioni nella dichiarazione dei redditi, esatto, perché è la cosa più importante, quindi paga col POS, è tracciabile, tutti i cazzi che ci hanno raccontato, eccetera, però poi dopo ha dei vantaggi. E l'altro, il contraltare, è il cittadino di serie Z come noi, che invece non hanno tutte queste cose e non possono scaricare le spese mediche che hanno sostenuto perché hanno pagato in contanti. Quindi non possono avere un'agevolazione fiscale. Si fida una mignotta, dico io, no? Come direbbe il nostro caro signor Conte. E invece non è manco così, perché intanto, da una parte è vero che i cittadini di serie Z come noi sono discriminati in quanto non possono dedurre le cose delle spese mediche e quant'altro, ma dall'altra c'è una visione anche altrettanto negativa, ancora più negativa, perché che è doppiamente stravolgente sia della comunicazione e sia della legge, anzi delle leggi, comprendendo tutte le varie leggi di tutti i livelli. Perché? Perché anche i cittadini che dovrebbero essere considerati, uno penserebbe essere considerati di serie A, in realtà poi, per ottenere questo sconto, questa detrazione, in realtà devono pagare con il bancomat, che ogni transazione costa mediamente euro più, euro meno, fra l'1 e il 2-3% di percentuale della transazione. È un istituto privato. Una e mezza addirittura, anche in alcuni casi anche 3% a operazione, per proprio il costo fisso dell'operazione. Quindi qua non c'è un cittadino privilegiato rispetto a un altro, ma ci sono due inculati in due modi diversi. Cioè, due categorie di cittadini inculati in due modi diversi. Ma la carota è sempre uguale? Certo. Ma la cosa importante poi è che di questo vantaggio inculata nei confronti del cittadino, uno dice vabbè, se ne ha vantaggio il demanio, il fisco, e quindi si arricchisce, impoveriscono i cittadini da una parte e si arricchisce lo Stato. Eh no, manco per cazzo, manco per la cava, perché tutto questo scenario poi è riconducibile con tutta una serie di circonvoluzioni ideologiche, concettuali, contabili, finanziarie, tutti quel cazzo volete, vanno poi tutti a essere, diciamo, deviati questi rivoli di piccole somme di denaro che però per milioni di transazioni, per milioni di cittadini, diventano cifre che variano attorno ai 4-8 miliardi e vanno in culo ai cittadini e in bocca alle banche. E quindi noi questo abbiamo denunciato, non sto qui a dirvi tutto perché ve lo andate a leggere, questo adesso lo mettiamo in rete, la metteremo in rete, per cui ve lo andate a leggere e capite il raggiro infame che hanno fatto intenzionalmente. Non è un errore, non puoi andare contro la legge cioè così superficialmente. Io ho detto di governo creativo, non è vero un cazzo, questi l'hanno studiata bene fino in fondo, gliel'hanno imposta e indottrinata in maniera tale che questa fosse la finalità che raggiungevano. Quindi, d'altronde l'alternativa c'è, e c'è il cambiare sociale, ricordato, per uscire da questo vortice. Bravo, il vortice è la parola giusta. Vortex. Di questo vortice della palude, è l'unica maniera per risolverla è la cambiale. Sempre la cambiale sociale sia in eterno. Ricordiamo infatti che abbiamo strutturato questo modello di cambiamento sociale
qui abbiamo il volantino che oltretutto distribuiremo proprio prima dell'evento, perché sarà tra pochi giorni, il 26 sarà il nostro secondo evento. No, ma c'è evento. Pure l'incontro di domani. E ricordiamo, sì, ricordiamo che appunto noi ci vedremo il 26, ma ogni mese ci incontreremo. Per adesso abbiamo definito come sede quella di via Antonio Bertoloni 45, ma ciò non toglie che magari Bertoloni potremmo cambiarla anche in seguito, che si trova praticamente in zona Parioli. Noi ci vedremo tra le 11 e le 19 del giorno 26 di gennaio 2020, ma ci vedremo anche nei mesi successivi. Abbiamo già ricevuto degli inviti, ci stanno chiamando anche a Torino per andare, adesso si stanno organizzando, tant'è vero che noi siamo disposti e disponibili ad venire in tutta Italia per parlare della Candela Sociale collegata a Reddito Cittadinanza Universale. Lo faremo nei nostri incontri, lo stiamo facendo anche tramite i libri, tant'è vero i libri di Orazio Ferniani che richiamano le spiegazioni su cosa è la Candela Sociale, come viene applicata al nostro sistema economico. Sono assolutamente già disponibili ad oggi, se li volete leggere nell'immediato. Vi invitiamo comunque, per capire di cosa parliamo, andare a vedere la legge cambiaria che si trova praticamente anche su internet, la trovate, ed è risale al 1933, 1699, e vi permette già di capire che cosa sia la cambiale. È chiaro che di memoria più antica e magari che ha già fatto uso della cambiale già sa di cosa parliamo, chi invece magari non ha avuto la fortuna di utilizzarla e di capirne il senso. No, una cosa importante da dire è che la cambiale sociale non è un'invenzione mia esclusiva, esatto, è una riproposizione e rivisitazione di strumenti finanziari o monetari che derivano da tradizioni di diciamo oramai confermata e consolidata validità, che hanno risolto e diciamo fatto emergere dalla melma in cui erano immerse alcune economie economie di alcuni stati in passato, che poi diciamo noi abbiamo surrogato e concentrato e modificato adeguando lo strumento alla realtà sociale italiana, alla realtà socio-economica finanziaria attuale. Esatto, noi saremo anche domani sempre a Roma, saremo a Piazza del Popolo dalle ore 10 per affiancarci alla manifestazione degli ambulanti, dei liberi professionisti con la partita IVA, che faranno una manifestazione di carattere nazionale a Roma a Piazza del Popolo. Quindi se volete incontrarci anche lì, noi saremo lì, a fare volantinaggio e a spiegare che cos'è la cambiale sociale e a dire la nostra e dare appoggio solidale a tutta questa categoria di italiani. Non a caso tutte le volte che la cambiale sociale è, diciamo monocraticamente era stata emessa da un ente pubblico o privato nel passato, in varie circostanze appunto che abbiamo esaminato, quelli che erano diciamo immediatamente indagabili e comunque concentrare su di loro l'attenzione e diciamo individuarli immediatamente, tutti quelli hanno fatto una brutta fine. Allora uno dice: ma che cazzo, siete dei suicidi, dei kamikaze, no? Degli stacanovisti, del dolore, no? Della sofferenza, no? Perché? Perché appunto diciamo, l'operazione che ho fatto io è stata quella di rendere l'emissione monetaria non più concentrata in un unico ente o personaggio o associazione, quella che volete voi, ma renderla disponibile a tutti. Quindi pure se la mafia e finanziaria mondiale e la massoneria volessero attaccarci, ci fanno dei gran pipponi, scusate l'espressione, perché possono ammazzare noi tre, ma una volta che è partita la questione e c'è un riscontro effettivo da parte della gente che lo strumento funziona, il problema non sussiste più, perché non è che possono ammazzare 60 milioni di italiani, 10 milioni di svizzeri, 70 milioni di francesi, 90 milioni di tedeschi e così via. Potrebbero pure diciamo, fare stragi dovute a armi assolutamente non autorizzate, non lecite, eccetera, come i gas nervini o cose del genere. Però a un certo punto si devono fermare. Un'altra cosa, l'altro giorno avevo parlando del fatto che se noi avessimo presentato la cambiale sociale probabilmente in un paese come la Francia e fossimo stati francesi, veramente sicuramente il popolo ci avrebbe seguito, perché purtroppo vediamo che qui le cose procedono molto lento. Bisogna dire. Ma noi abbiamo avuto l'idea
e quindi invitiamo dei volontari che volessero aiutarci in questo a tradurre la cambiale sociale, il meccanismo della cambiale sociale anche in altre lingue. Quindi questo è un messaggio anche diretto a chi magari abbia la padronanza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola e voglia aiutarci e collaborare con noi nella traduzione dei nostri testi per portare questa tipologia che può essere applicata in qualsiasi paese del mondo, quindi di conseguenza andrebbe benissimo in tutti i paesi d'Europa in attualmente. 41 paesi al mondo, non in tutti, sì, ma in 41. Sì, però in questo caso in Europa, dove tutti subiamo la condizione della Banca Centrale Europea di signoraggio, sarebbe perfetta la cambiale sociale per uscire da questo meccanismo. E allora questo permetterebbe già a uno dei paesi europei di diventare un paese guida che poi trascinerebbe tutti gli altri. Quindi ecco, chi fosse interessato ad aiutarci anche in questo percorso, assolutamente accettiamo aiuti da ogni parte. Io sono ottimista perché c'è una frase che è stata riscontrata ovunque, sempre, e questa frase è così, suona così: uno starnuto a Parigi diventa vento in giro per l'Europa. Allora oggi c'è lo starnuto a Parigi, c'è il movimento dei gilet gialli che non molla, e quindi ricordatevi sempre che finirà male per questi signori, sicuramente, ricordiamocelo sempre: uno starnuto a Parigi diventa vento, diventa febbre in tutti gli altri paesi d'Europa. Oggi i gilet gialli rappresentano, anche se sono ignorati ufficialmente, rappresentano sempre uno stimolo continuativo che non molla, e non molla perché loro non molleranno mai. No, la prevista legge per l'allungamento dell'età pensionistica è rientrata, è rimasta a 62 anni e minimo 1000 euro di pensione. Primo passo, questo è soltanto un primo passo. Anche se gli italiani sono inerti, il passo che è stato fatto avrà delle ripercussioni superiori a quello che i nostri amici possono pensare. No, ricordiamoci sempre che la rivoluzione francese è nata in Francia, ma poi è seguita in tutta Europa. Infatti. E quindi non è che è casuale quello che diciamo, abbiamo già avuto le esperienze, le conoscenze, già ci sono state a livello storico varie occasioni. Ma non è soltanto la rivoluzione francese, è sempre la rivoluzione del 1848. Certo, se non ci fosse stata la rivoluzione parigina, certo, del 1848, certo, non ci sarebbe stato il processo di unificazione nazionale italiana, certo, che, certo, scusatemi, non è poco. Certo, anche sì. Quindi è una, diciamo, un déjà vu in molte occasioni. Esatto. Ed quindi è qualcosa che non è, diciamo, improvvido pensare che si possa replicare. Esattamente. Perché già è avvenuto costantemente tutte le volte in cui si è verificato, e quindi ovviamente deve apparire allo stesso modo anche qua in occasioni come l'attuale. Esattamente. Quindi, per tornare al caro signor Conte, caro signor Conte, ti portiamo in Corte Costituzionale. Speriamo bene. E vediamo se c'è ragione se tempo. Se c'è, no, qualche magistrato, allora, onesto. No, voglio dire ancora un'altra cosa. A prescindere dal magistrato onesto o meno, che farà la sua parte se deve o meno, poi ovviamente se non la farà stavolta andiamo a denunciare pure lui, che già come abbiamo fatto altre volte. Andiamo in cancelleria, vediamo a chi ha segnato, andiamo a parlare col procuratore e gli facciamo il pelo e il contropelo. Ma la cosa che volevo dire è che questa operazione di condanna e esecrazione di quello che è stato fatto con queste due leggi non è fine a se stesso. Noi oggi qui anticipiamo ai nostri amatori, diciamo video amatori, ascoltatori, che è possibile andare in procedimento civile e non pagare, fare la dichiarazione dei redditi sottraendolo, facendolo il bonifico della decurtazione che spetterebbe a quelli che loro dicono che hanno lavorato col POS o con la carta di credito o quello che sia, e appunto ottenere lo stesso tipo di abbattimento di quelli là, e quindi sottrarre, perché quello dice la legge, quella parte di dichiarazione dei redditi relativa all'abbattimento dovuto a queste cose. Quindi facciamo tutti così: se per caso qualcuno viene dall'ufficio delle entrate o da Equitalia a pretendere il maltolto, diciamo così fra virgolette, gli facciamo causa anche a loro per tentare l'estorsione, e andiamo avanti così, in questa direzione, perché la legge
quella vera, è dalla parte nostra, il codice civile, la Costituzione. Il resto sono solo leggiuccole, sono regolamenti, decreti legge, che ubi maior minor cessat, cioè, ovvero è... sia il minore va allo cesso. Vabbè, sempre, so long! Laudetur Priapus. Vi ricordo sempre, modello di cambiamento sociale, lo presentiamo questo mese e tutti i mesi. Questo mese saremo a via Antonio Bertoloni 45 alle ore 11, zona Parioli, 26 di gennaio 2020. Grazie a tutti, The Walk of Change e Alba Mediterranea vi salutano. Laudetur Priapus. Sempre.